Perché una volta che uno queste elezioni le avrà vinte, le ha vinte per fare cosa? Allora, in questo per fare cosa, io sottolineo, con anche qua potrà anche apparire che è evidente che io lo dica, e tanto lo sanno tutti che maglietta ho, quindi voglio dire, tutto quello che dico c'ha la tara della testata, va bene, c'è scritto quotidiano comunista, quindi va bene così. Allora, però la cosa che io sto verificando è che paradossalmente in questo sistema fortemente bipolare e bipolarizzato, se voi mettete a confronto i due programmi dei grandi partiti, PD e PDL, sono quasi uguali. Sono quasi uguali. Taglio delle tasse, recupero del potere di acquisto dei salari, tutti i temi che dividono non sono toccati, se avete notato. I temi che dividono, quelli pesanti, insomma, non sono toccati. Perché? Perché si coltiva ancora il sogno bipolare. Da un lato è evidente che questi interessi convergono, perché evidentemente c'è una percezione della società che è simile tra i due blocchi, dall'altro però i temi che dividono non vengono toccati, per non regalare gli elettori né all'altra parte, né Berlusconi vuole regalarli a Casini schierandosi in un certo modo su alcuni temi etici, né Veltroni vuole regalarli alla sinistra schierandosi in un certo modo sui temi etici o sui temi economici. Perfino le liste tutto sommato sono simili, ma quando Berlusconi candida generale speciale e Veltroni candida generale del vecchio, voi mi dovete dire, a prescindere dal giudizio che potete avere degli uno degli altri, se sia vero o non vero che ciascuno sta spiegando ai militari, potete votarci tranquillamente. Quando uno candida l'ex presidente di Confindustria D'Amato e l'altro candida il presidente di Federmeccanica Calearo, che è quello che ha fatto la guerra contro i metalmeccanici nell'ultimo sciopero, mi potete dire che c'è una differenza tra uno e l'altro? Quando uno candida, Paolo Guzzanti e l'altro prova a candidare Bianca Berlinguer, che ha detto di no, c'è una differenza fra uno e l'altro? C'è una tendenza alla rappresentazione della società come la rappresentava la vecchia DC, un vero partito interclassista, cioè un contenitore che contiene tante cose dentro, per cui nessuno si sente escluso da queste grandi famiglie. Io sono un militare, vice speciale, vado. Io sono militare, vice del vecchio, vado. Io sono per l'ordine, vice Fini, vado. Io sono per l'ordine, vice il prefetto Achille Serra, vado. Ecco, è una rappresentazione, come dire, ecumenica e interclassista della società, che è un modo di porsi, che però lascia aperti dei grandi problemi. E i grandi problemi che lascia aperti, io che ho visto un po' le cose da lì dentro, sono proprio la difficoltà di assumere comportamenti su questioni difficili. E questioni difficili, insomma, ce ne sono state varie. Ce ne sono varie. Oggi c'è un dibattito apertissimo, per esempio, sui grandi temi etici, sulla legge 194, sulla legge 40, sulla protezione assistita, sulle unioni civili, il dibattito è tutt'altro che chiuso. Allora, quando uno ha in lista contemporaneamente la Bonino e la Binetti, io non lo dico, fatto evidente, l'onorevole Binetti è una cattolica praticante, direi anche integralista, nel senso che applica integralmente la propria azione politica e il proprio credo religioso. La Bonino è una che non vuole neanche sentir parlare di opzione religiosa, quindi voglio dire, è evidente che è difficile. Quando uno ha nella stessa lista Fini, che è per l'Unità Nazionale, e quando ha nella stessa lista Maroni e Bossi, che dicono è l'ultima volta che andiamo a elezioni democratiche, dalla prossima pigliamo i fucili, voglio dire, è difficile che queste cose, no, si reggano. Naturalmente, guardate, che se Atene piange non è che Sparta ride. È evidente che complessivamente il panorama politico italiano è difficile. Però siamo, ripeto, in una fase di importante transizione. Cosa succederà? Io credo che dopo il 13 e il 14 aprile, siccome queste elezioni alla fine non le vince nessuno, cioè ci saranno chi le vince, io penso anche di sapere chi le vince, ma queste elezioni alla fine, voglio dire, sostanzialmente non le vincerà nessuno, perché chi le vince con meno del 50% dei voti. E quando uno le vince con meno del 50% dei voti, facciamo che prenda il 40%, sta governando contro il 60% in un sistema bipolare. Perché in un sistema bipolare uno ha vinto o ha perso, e quindi sta governando contro il 60% del paese. Ricomincia.
L'unica cosa che potrebbe accadere dopo il 13-14 aprile, che secondo me accadrà, è che alla fine, paradossalmente, nel sistema bipolare, con programmi simili e tutto sommato personaggi simili, ci sarà un tentativo fra Partito Democratico e Popolo della Libertà di fare il governo insieme. In Germania del resto è accaduto. In una situazione di sostanziale stallo fra SPD e CDU hanno fatto il cosiddetto governo di larghe intese, di salvezza nazionale, di volemo se bene, insomma, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare. Per fare cosa? Ecco, questo è il punto, no? Cosa faranno? Io dico cosa faranno perché tanto posso pensare che a noi difficilmente ci vogliono se le percentuali sono quelle che tutti e due si augurano. Faranno attraverso il governo di larghe intese due cose. Intanto faranno le grandi riforme della legge elettorale, della Costituzione, dei regolamenti parlamentari. A questo punto qualcuno potrebbe dire, che motivo di preoccupazione abbiamo? E infatti arriviamo dai due partiti al partito unico. Che preoccupazione possiamo avere a questo punto? Beh, voglio dire, anche qua è logico che qualche interrogativo sul futuro resta, perché se una grande coalizione, quindi la fine del bipolarismo, se quelli che prima erano i guelfi di Bellini decidono di fare una cosa insieme, se i frutti di questa cosa sono positivi, che problema c'è? Guardate, io mi posso anche ritirare non dal Parlamento italiano, che voglio dire, intanto mi ritiro nel giro dei prossimi 8 anni, perché come voi sapete abbiamo una regola, noi più di 10 anni nelle istituzioni non possiamo stare. I comunisti scadono rapidamente, voglio dire, sono come gli yogurt. Ma non è un problema, è un problema che mi ritiro dall'attività politica, perché se si apre la nuova età dell'oro, beh, che motivo ho io di fare politica? Faccio l'avvocato, guadagno di più, vivo meglio, non litigo con mia moglie. Allora, il problema appunto, che dicevo, per fare cosa, è bisogna vedere come si fa la riforma della Costituzione, eccetera, eccetera. Perché vedete, io l'ho visto che cosa. La riforma della Costituzione, per esempio, prevede la riforma della Repubblica in senso federale. A me un po' mi viene il freddo, insomma. Io vengo da una regione autonomista e una cultura autonomista sarda, nel senso che ritengo che la Sardegna abbia ragione per essere una regione a statuto speciale, però insomma questa Repubblica in senso federale a me. Non è mai esistito nella storia un paese che nasce unitario e poi diventa federale. Tutti gli stati federali erano prima regioni separate che si sono unite. La Germania, non so quanti anni fa, erano tutti i principati, i ducati di Baviera, di Sassonia, di Westfalia. Gli Stati Uniti d'America, appunto, erano così. La Svizzera erano cantoni che hanno fatto una Repubblica federale. Ma l'Italia, se non mi sono dimenticato la storia, cominciava da quella che mi insegnava Maria Stella, ma e poi da quella che mi ha insegnato Anna Maria. Vuol dire, ma l'Italia non nasce come Repubblica federale, l'Italia nasce per annessione al Regno Sabaudo. Voglio dire, è un paese che nasce unitariamente. Naturalmente è un'unità, come dire, militare, forzata, ma non è in discussione, credo. Non mi sembra che sia mai esistita in Italia, non so, una Repubblica Federale di Padania o quella di Cefaloni. Cioè, l'Italia è uno Stato unitario. Allora, dico, la riforma per fare che cosa? Io credo che la fine del bipolarismo sia un bene, perché io un pochettino, insomma, lo posso confessare, io ero un po' stufo di votare contro Berlusconi, nel senso che proprio non... Io vorrei dire liberamente, insomma, non ve lo dico qui, lo dico in campagna elettorale, a favore di che cosa sono. Dire che sono contro Berlusconi, non è che io sono contro Berlusconi perché odio Berlusconi, chi se ne importa, insomma, ho idee diverse dalle sue e ho anche una pratica quotidiana di vita profondamente diversa dalla sua.